E allora buongiorno, buongiorno a tutti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti a questo canale Sanriano, iscrivetevi tutti, condividete, fate iscrivere, vi invito a vedere se ve lo siete persi il video che ho fatto in settimana sul richiamo di Maurizio Sarri sulla Juve, sullo scudetto dell'Inter, le parte di oggi e di ieri. Ho spento prima, signori, ho spento prima perché qui stiamo assistendo veramente ad uno spettacolo da parte juventina, osceno, inguardabile, una cosa vera. Io penso sia il punto più basso della Juve, non lo so, sicuramente dopo 20 anni, Mario, dopo una cosa inguardabile. Cioè, ma come è pensabile di proseguire con Pirlo dopo una partita del genere? Ma come è pensabile di giustificare questo tipo di spettacolo? Parto dal Milan. Parto dal Milan, ha fatto una partita intelligente, ha fatto una partita, ma neanche non ho visto un Milan eccezionale per prestanza atletica, per foga. Ho visto un Milan controllore, un Milan esiziale con delle pepite tecniche, il primo gol, il terzo gol, scusate, il primo gol, il secondo gol molto belle. Ma un Milan semplicemente attento, un Milan che ha fatto il suo. Questo io ho visto da parte del Milan, un Milan voglioso, concentrato, ma di fronte una Juve semplicemente irricevibile, una Juventus semplicemente irricevibile. Partiamo dalle formazioni iniziali. Allora, primo errore, Chiellini e De Ligt non possono giocare assieme perché non c'è uno che imposta. Vuoi far giocare Chiellini? Che già è una cosa ampiamente discutibile, anche qui vi ricorderete quest'estate le geremie dei chielliniani contro Maurizio Sarri, ok? Vuoi far giocare Chiellini, che già è una cosa abbastanza discutibile, devi far giocare con Bonucci, perché si conoscono, perché almeno ne è uno. La coppia Chiellini-De Ligt non ha assolutamente senso, non ce n'è uno che imposta, sono due difensori sfasati, non si trovano bene assieme. Poi veniamo alla seconda devastata della serata, ma che è stagionale. Che cazzo metti ancora McKennie esterno destro? Quando puoi mettere Kulusevski esterno destro dall'inizio e Danilo terzino? Ma cosa metti McKennie esterno destro? Poi le sostituzioni Dybala. Ma Dybala è stato il miglior giocatore della Serie A dello scorso anno. Un Ronaldo urticante, un Ronaldo che andava tolto dopo 45 minuti. Non doveva neanche scendere in campo per il secondo tempo. E se volevi, avevi pure la facilità, che pure Morata aveva fatto cagare. Potevi togliere anche lui e mettere Dybala e farlo giocare magari con Ronaldo, che in due ne fanno uno, magari. Ma una cosa obbrobriosa anche, sembra una Juve che non ha voglia di fare. Ma ci hanno rotto i coglioni tutto lo scorso anno con i senatori che non volevano Sarri, con la squadra che doveva esserci l'entusiasmo del pirlismo, Pirlo amico dei senatori. Uno si aspetta che caghino pan di stelle, veramente, uno si aspetta che caghino. Ma è solo più, sei la Juve più svogliata che abbia mai visto. Gente che pascola, gente che non corre, gente che non contrasta, gente che nei contrasti ha paura. Ma è la sagra dell'irricevibilità questa Juve qua. Ha dal tecnico, ai giocatori, Agnelli in tribuna con Elkan che sembra che lo stia torchia. Ma è di una tristezza questa, è di una tristezza veramente. Veramente, signori, adesso non dico che la Juve sia fuori dalla Champions perché ci sono altre partite importanti, ma devi andare a Sassuolo, è un rischio, eh. È un rischio. Cioè, serve una sveglia collettiva. Io vi dico, non so se possa arrivare mantenendo Pirlo in panchina. Ma come fai? Ma c'è seriamente da pensare di richiamare Sarri per andare in Champions? E non sto scherzando. È una cosa irricevibile la Juve stasera. Cioè, dopo una stagione oscena, dopo una stagione colma di figuracce, hai l'occasione in casa col Milan di almeno salvare la Champions, di sigillarla, di dire: vabbè, vi ho fatto un anno così, però almeno non abbiamo sbragato. E sbraghi, e sbraghi. Da un anno che si va, ma dove sono quelli? Ma dove sono questi?
questi uomini? Dove sono? Dove sono questi uomini che dicevano del pirlismo, del progetto pirlista? Oh, l'anno scorso la Juve vinceva lo scudetto di sti tempi. E non può neanche arrivare, non rischia di non arrivare in Champions con una squadra più forte. Ma in ginocchio sui ceci, in ginocchio sui feci, in ginocchio sui feci e chiedere scusa a Maurizio Sarri e non ad Allegri, che so che vi risulta facile, anche se pure lui aveva le sue ragioni, che a Sarri, a Maurizio Sarri, perché questo è uno spettacolo inaberazzante, inaberazzante questo spettacolo qui, è una cosa obbrobriosa, oltre ogni limite, ogni domenica si scava, ogni domenica si scava, signore, degli atteggiamenti da dopo scuola ferroviario che io non ho mai visto. E vi ripeto, onore al Milan per la partita che ha fatto, una partita precisa, anche la formazione con la scelta di Brahim Diaz, condivisibile. Ma non ho neanche visto un Milan eccezionale, ho visto dei Milan molto migliori, penso a quello di inizio stagione, Ibra che esce dopo un po' che è stanco, gente sulle gambe, ma una Juve per atteggiamento, per scelte del tempo, per il portato che tu ti porti avanti da inizio stagione, uno schema irricevibile, improponibile, devastante, ma prima ancora degli immani, dei devastanti errori tecnico-tattici di questa partita che ti porti dietro, ma un atteggiamento veramente irricevibile, un atteggiamento urticante, un atteggiamento devastante, ma che cazzo è? Una prece perché sì che tira rigore se lo fa sbagliare, poi il Milan sembra che sì, se nell'atto di tirare rigore sembra avesse un chilo di cacca nei pantaloni, sembra avesse il pannolone pieno di feci, ok? E l'ha fatto ballare con questa corsa, sembrava che stesse facendo ballare il pannolone, capito? Poi e quell'altro l'ha parato, ma al di là di questo il Milan ha fatto la sua partita, ha fatto le sue scelte giuste, ha fatto la sua partita di attenzione, di concentrazione, ma di fronte aveva una Juve che era veramente irricevibile. Ma chiedete scusa a Maurizio Sarri e richiamate Maurizio Sarri, ascoltatemi me, ma c'è da chiedere scusa a Maurizio Sarri. Chiedere scusa a Maurizio Sarri, il pirlismo, Peaky Blinders, Peaky Blinders, eccotelo Peaky Blinders, te lo guardi durante la settimana Peaky Blinders, al posto di fare la Champions te lo guardi il martedì e il mercoledì, ma che oscenità signori, dove sono quelli che quest'estate facevano le feci a Maurizio, dove sono adesso, dove sono questi uomini, ma dove sono questi uomini, ma dove sono? Una vergogna. Corsa Champions, per carità, ancora aperta, bisogna vedere il Napoli, la Juve stessa, è molto bella la Corsa Champions, però la Juve meriterebbe veramente di starci fuori, eh? La Juve meriterebbe di star fuori dalla Champions, meriterebbe di star fuori dalla Champions, perché oggi la partita era assolutamente alla portata, ce la poteva, è mancata proprio, la cosa peggiore è che è mancata la voglia, è mancata la cazzimma, una cosa obbrobriosa. Vado di pagella, allora, Szczęsny. Ma Szczęsny ha fatto la cappella sicuramente sul gol di Diaz, poi si è riscattato comunque anche sul gol di Rebic dal 5 al 6, un portiere che non mi entusiasma, mi dispiace. Cuadrado dal 5 al 6, De Ligt dal 5 al 6, Chiellini 5, Alex Sandro 5 e mezzo, McKennie 5 più, Bentancur 5, Rabiot 5 e mezzo, Chiesa dal 5 al 6, Morata 5, Ronaldo 5. Dybala 6, gli do 6 perché lui è l'unico che mi sta simpatico di questi. Kulusevski, detto Fabrizio Bracconieri, povero ragazzo, voleva venire alla Juve per Sarri e si ritrova Pirlo, gli do 6 per questo. Voto a Pirlo, guardate la tentazione di andare oltre la comunità pagellistica di Sant'Egidio c'è, ma mi fermo al 5 per non farvi infartare per rispetto verso di voi. Donnarumma, voto 6, Calabria 6 e mezzo. Kier voto dal 6 al 7, Tomori, Gaza dal 6 al 7, Hernandez 6+,
Che sì, voto 6 a mezzo, anzi 6 più per il rigore sbagliato. Bennacer 6 più, Selemaker 6, Brahim Diaz 6 e mezzo, Çalhanoğlu voto 6 più, Ibrahimovic 6 meno, Diogo Jalo 6 e mezzo perché è un sad player, Rebic 6 e mezzo, gran gol, Meite 6 più, Krunic 6, voto agli allenatori, Pirlo 5, Pioli 6 e mezzo questa sera. Veramente una Juve ricevibile. Iscrivetevi tutti, un caro saluto.